Ok ragazzi, oggi continuiamo su Perfect Ways, ma prima devo salutare gli abbonati su YouTube, perché ve l'ho detto da ieri che ho la monetizzazione su YouTube e vi ringrazio ancora e ho messo gli abbonamenti su YouTube, costano 99 centesimi, è uno dei vantaggi a salutarvi in tutti i video su YouTube, quindi adesso saluterò chi fa l'abbonamento, ovvero... Facciamo un aggiornamento se... Dai. E dai. Abbiamo, grazie mille, Savio, Tarlo, HS Lovely e Ember. Davvero, grazie mille. Grazie mille per il supporto anche su YouTube. Vi ringrazio tantissimo. Che bel vantaggio. È un bel vantaggio, Babu, va bene. Comunque più sul fatto di supportare, capito, il creator, ce l'ho messo a 99 centesimi apposta perché dico, non ti costa niente, no? Se non puoi farlo su Twitch. È molto importante supportare un creator. Continua. Cos'è sto spam? Ciao YouTube. Ciao Gianfranco. E boh. Ban ban. In realtà poi più andiamo avanti più... Ah, è fine capitolo. Ma questo stronzo pare mi dead Nemesis che mi continua a inseguire. E mo sparisce. Che capitolo sei? Oh, non lo so. Non me lo ricordo. Oddio, c'hai... schifi ai piedi. Ciao, Goodfellas. Quarto capitolo? Halo? No, non conosco, non so cosa sia un Elite. Elite! C'era un Call of Duty in cui tipo c'erano i pacchetti. Dove potevi spacchettare i pacchetti di armi, di skin. E tipo, se ti usciva una roba di livello Elite, diceva Elite! E mi è venuta in mente sta roba. Ma che sono gli FPS così bassi? Non è che mi cambia sempre l'impostazione sto gioco del cavolo. Perché ogni tanto mi decide di cambiarmi le impostazioni, non so per quale motivo. No, non me le cambia. Oddio, è vero che abbiamo sta roba di vedere le tracce per terra, ma... Ah, è vero, Luis, la scorsa puntata ci siamo divisi, io e Luis. E Luis ha detto, trovami. Ecco, esatto. Un elite alieno con le ganascine. Vabbè dai, carino. Le ganascine. Ho un po' di lag di FPS, eh. Come mai? Kiwi, già l'avevi cominciato. L'ho iniziato ieri. Adri. Dicembre, 8 anni dalla mia illuminazione. Quando è diventato la Illuminati Crew. I miei tentativi di combinare esseri umani e insetti non stanno dando buoni frutti. Questa fusione non porta ai risultati che speravo. La mia pazienza si sta esaurendo. La governante ha sofferto a lungo e confesso di avere ancora la pelle d'oca quando sento le sue grida agonizzanti. Raggiungerò mai la perfezione? Ho due possibilità. La prima è continuare con il metodo attuale, senza cambiare niente, ma ampliando la ricerca di componenti di insetti compatibili. La seconda è più spietata, più immorale, aggiungere un organismo completamente differente. Se non eseguita al meglio, la seconda scelta rischierebbe di portare al fallimento. Ma temo... forze del male. Temo che non riuscirò a superare questo punto morto se non cambio qualcosa nei miei metodi. Se le cose si continuano così, la governante collasserà. Devo decidere cosa fare adesso. Il suo umile servitore, Isidro Uriarte Talavera. Ma questo Isidro è quello che ha creato il verdugo? No. Ah no, è quello che ha creato i Novistador, Isidro.
Vero, vero che è lui. Perché mi ricordo El Verdugo Isidro. Ma non è quello che ha creato anche Novistador? Perché mi ricordo che nel 4 originale. Nel 4 originale, scusa. Nel 4 remake ci sono dei documenti in cui si parla della creazione dei Novistador. Che devo fare? Sì, Adri, oggi lo finisco. Tutte le robe che c'entrano con gli insetti le ha fatte lui. Questo bastardo che è il più stronzo di tutti aver creato il Novistador. Poteva creare qualsiasi cosa, invece il Novistador. Ok, che nel remake i Novistador sono buoni, sono nemici non così tragici, non sono così brutti da affrontare. Nell'originale sono qualcosa di aberrante nell'originale, perché sono tutti buggati, ti prendono attraverso il muro, no? Sbagliato. Menziona forse del strumento della governante. Ma di nuovo qua sono. What? Allora, aspettate un attimo. Sì, Daniele. Sì, ok, nella boss fight contro Sadler danno fastidio, è vero. Qua mi lagga di FPS, incredibile, oh. Avevo usato il coltello, non vale. Oddio! Oh mio Dio! E le picchiette! Carlo sottolineatura e sottolineatura Tarlo dice: vi dedico questo bellissimo pezzo di un famoso food lover per ricordarvi che le sub sono importanti in modo simpatico. Food lover. Stivi di sub 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 yes, Cos'è? Questo è un messaggio subliminale. Oh, è andato di qua, Luis? Questo è un messaggio subliminale, ragazzi. Ada, spero che tu sia a leggermi. Sto andando alla miniera per cercare Leon. Ho sentito Ramon Salazar tramite la fonovaligia del castello dire che è diretto lì, finirà nei guai. Può arrivarci attraverso i canali. È pericoloso, ma ho lasciato dei segnali, quindi calda ha detto non è giusto. Va bene. Ah, wow, questi sono i segnali. Che sia tu a leggermi. C'è scritto quello, no? Wow, com'è scesa? This way! Oh mio Dio! Meno male che sappiamo leggere. Altrimenti, guarda, muy grave. No, ci sono visto dove. No. Un bare! Dove ho trovato i colori per scrivere? Ha usato il suo sangue. Sono delle fogne. Ciao Bastion e Cube. Grazie per il. L'abbandona. Madò l'arciere. Quanto odio gli arcieri. Che bello, ragazzi. Okay. Va bene. Ok, ragazzi. Cioè, ok, comunque ho sbagliato. Uccidiamo prima l'arciere che ci ha rotto il cazzo. Mi hanno educato. Mi hanno educato. Ho sbagliato. L'ho giocata molto, molto male, l'altra. In realtà facciamo che non li affronto. Dopotutto stiamo giocando a un survival horror, mica stiamo giocando a uccidi tutti i nemici.
Però gli arcieri sono dei pallosi. No, finirà di me. Via, 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 via. Mercante! Leon si gioca dopo Ida? Chi è Ida? Frida Kahlo? This way! E basta! Ida è la sorella di Ada. Ida. Non regalo ancora sub, ma posso incoraggiare qui con questo 100 bit a fare sempre del suo meglio. Un giorno sarai la regina degli streamer. Manchi di lui che... tra le scarpe anche se hai già dei tirati. Faccina sorridente. Sì, la regina degli streamer. La regina di Resident Evil. Facciamo così, facciamo così. Già lo sono. Beh, facciamo così però. Ragazzi, è vero. La regina dei pagliacci. Sono in ovista, ovviamente. Comunque sì, grazie per i 100 bits. Però è vero, ragazzi. Oh, ma oh, è importante per la sub. E cercherò di ricordarvelo di più, perché io sinceramente sono una persona che, anzi, non chiedo mai le sub. Cioè, non ho mai fatto, anche perché mi vergogno, ok? Mi vergogno. Però mi stanno sul cazzo le persone che dicono ma io non ti faccio la sub perché tu stai giocando ai videogiochi. Ma è fanculo, figlio di puttana. Questi sono loro. Chi ha la possibilità? In tutti i canali Twitch. Vendi il signore dei canali. Avete visto quella bestia gigante che si muove nella... Pare che ne torbi di canali di Gregorio. Gregorio, regno vero e proprio signore. Voglio scoprire di cosa si tratta. Chi è sto Gregorio? Chi è sto signore nell'acqua? Oh? No, no, ma chi è? Oh? Cronologia della famiglia Salazar. Canali. Per canali Twitch. Giacadina l'ha... Sì, l'ho venduta. Ciao, John. Sì, esatto, Il castello che ha costruito gli acque d'oro. Ah, per tanti anni l'esistenza dei canali di sotto del castello è stata dimenticata. Secondo i nostri registri, furono costruiti da Conte. Ma ce lo dice qua, ce l'ha mai esplorato, Ecchio. Conte Gregorio. Carlo Conti, l'architetto della terza generazione. Non è chiaro per quale motivo furono creati. È possibile che abbia a che fare col tentativo di trattenere gli insetti immortali che avevano inflitto il suo predecessore. Conte Ippolito. D'altronde, l'acqua è un simbolo di purezza per la famiglia Salazar. E l'acqua che simbolo è invece per James Sunderland? Ve lo ricordate, chat? Personally, thank you, grazie. Canali di Gregorio furono riscoperti durante gli scavi di un tunnel sotterraneo ordinati dal conte Ramon. Ma poi perché lo chiamano? Nel remake non so perché lo chiamano Ramon, è Salazar. Mi piace più Salazar che Ramon. L'architettura splendida ed elaborata è solo uno dei tanti esempi del brillante lavoro di Gregorio, indirizzato il corso del fiume sottoterra, dando vita a un acquedotto e un sistema fognario. I canali possono anche essere usati per immagazzinare l'acqua durante i periodi di siccità. Quanto è lunga storia. La costruzione ha un'impressione impressionante prodezza architettonica per quei tempi. Il suo splendore è sprecato per quello stolto che ci dove governa. Ho mostrato interesse per i canali soltanto quando ho pensato di usarli per affogare coloro che osano ribellarsi a lui. Che insolenza. Gregorio si sta rimboltando nella tomba. Dannato Gregorio. Guarda, facciamo una cosa. Io ti vendo questo. Questo lo riparo. Mi compro lo Stingray. Non c'è spazio. E invece c'è. Sei un troll. Sei straniera, ma sei un troll. C'è, avevo spazio. Compriamo. E basta. Va bene così. Per distinguere dagli altri Salazar che hanno fatto altre cose. Ah, perché c'erano altri tre Salazar. Pim pum pim pim.
Che palle, non ho visto. Però la cosa positiva di non ho visto è che se sono in aria hanno un HP. Quindi voglio che voli questo stronzo. Va bene, non volare. Ottogenazione di Salazar. Vabbè dai, vi siete letti tutta la lore. Una garradla. Io sinceramente la lore completa di Resident Evil 4 non la so. Cioè io ok ho Spigenatore 4, ma io in realtà da piccola non leggevo mai i documenti perché mi annoiavo. Quindi non li leggevo mai. Tipo con Robert adesso giocare la mente della persona. Io non ho mai avuto problemi con Robert. Quindi prossima run R4. Non ho mai avuto problemi con R1 Robert, sai. Ci ho andato bene, quindi non so dirti. Cerca su internet, magari c'è una patch. Mirino col biosensore, no, ci sono i regeneratori. Oh no. Tutta la merce dal mercante. No. Ottogenazione per detestare di Ramon. Io ho letto dalla make da Puccolo, pure non leggevo tutte per l'inglese. Ma io proprio perché non avevo voglia di leggere. Ah ok, vado a vedere. Allora vado a vedere cosa mi vende il mercante. Ok, mi avete incuriosito, ora andiamo. Mori. E morice. Andiamo a vedere il ciondolo. Got a selection. Good things on sale, stranger. Don Manuel. Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. Questo? Ma questo non c'era già? Ciondolo dello strike. Velocità di movimento dell'8%. Questo comunque non l'ho visto. Mica proprio la referenza al Ditman. Questo cos'è? Colpo critico con attacco corpo a corpo. What's that? How have we procured? Che figa, ma poi la vecchiata, che figata. You don't wanna know, mate. Ah, ma le vende lui le chiavi, che perché non le trovo mai. Vabbè, compriamolo tanto. Sì, 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 dai. Che figata. Ah, che figata, vediamo un po'. Tim tim. Che stile, stiloso. Yes, S di stiloso. Capitolo 5 comunque. Ma che figata, wow. Sì, poi una cosa che mi piace davvero tanto in questo DLC è proprio quanto è stato sfruttato il rampino. Perché appunto nell'originale il rampino lo utilizzavi solo per muoverti da una parte all'altra, ok? Solo per superare un ostacolo, un cancello, ok? Basta. O andare appunto da una parte all'altra. Nel 6 neanche me lo ricordo in realtà. Nel 6 tipo l'ho giocato una o due volte la campagna di Ali. Hai finito? Non di nuovo. Oh. Ma sì, era la stessa cosa del 4 usava per la zona delle piccole aree, nulla di che. Ah, sì, hanno fatto. Sono stati molto bravi a valorizzare il rampino. Come cazzo si scende qua?
Vediamo. Ah, ma c'è un gioiello. Come si scende? Comunque, quando le puoi comprare? Il gioco principale sono difficili da prendere tutti i giorni, le prevede le combinazioni, ma le ho quasi tutte. Vabbè, ma nel gioco principale è più divertente ottenerli, perché devi fare il tiro al bersaglio, capito? Ci sta. Ok, con Ada li puoi comprare. Però... oh, ma... oh! Ma non muore con un colpo quest'altro? Di qua? Mi sono persa. Non è di qua. Ah, sì, ma lo fai una volta, la seconda lo non schippi perché chi te lo fa fare? Dici il tiro al bersaglio. Ok, è vero, però. Perché sono pixel, stupida, stupida. Ma non mi fa scendere. Acqua. Ops. Ops. Esploriamo bene il posto. Ma ho fatto spazio. Non mi trollare. Ok, non esploriamo più perché già mi sono rotta le palle. Dei, non ho visto. E dai, volevo esplorare un po'. Dove sto andando? Madonna, mi ha fatto cagare, stronzo. Me ne hai visto dove droppano la polvere da sparo? Dove sto andando? Ho fatto il giro. Affanculo. Sono pure morta, no? No, dai. Manco mi droppa la cura. Vabbè, ok. Non voglio più esplorare questo posto di merda. Ok, c'è una cosa che odio. I livelli nell'acqua, le fogne. Basta. Non esploriamo più. Non ho più voglia di esplorare. Acqua drenata. Ma splish splash. Ma mi devo andare di qua. Tanto. Ok, devo andare per forza. Uffa. Il minino termico, vedi un attimo. Vabbè, non importa. Ma li vedo gli occhietti, solo che... c'è la colonna davanti, eh. Qua l'ha rotto qualcuno. Divertente questa parte. Wow. Dopo questi Novistador sono pure più forti. Non sono diversi questi Novistador. Sei così stupido. Buonanotte. Vai a letto. Ok. Luis, ma dove me le hai messe le frecce? Ma aiutami, Luis! Luis, mi aiutami! Non so dove cazzo andare! È un labirinto sto posto! Non mi sta aiutando! Il bro Luis, dove me le hai messe le cose? Il mi! Guarda la mappa! Scara, faggi, scara. Via. Ma io sono morta. Prendiamo l'altra strada. Oh cazzo. Cos'è?
Che paura, basta. Scusami, hai ragione Kiwi. Cosa? Ho ragione cosa? Almost there, bastardo. Ora mi dici dove andare, ma devi dirmi l'aiuto nella fogna. Non è così che aiuti un amico in difficoltà, Luis. No, non si fa così. Luis ha le preferenze, ok? Per Leon, vado da Leon, vado da Leon, vado da Leon. Stronzo. Ma oh, questa è un'arena. Ciao, oh, Luis. Luis, non... Oh, questa è una boss fight. Qua c'è una boss fight. Sei un credorino, c'è per cotone una patatina. No. Ma sei 1v1 e deve essere 1v1, bastardi. Ma questo si libera? Ah, ma non si libera? Vabbè, ticker, ok, se la vediamo in questo modo. Ma sparia! Come ha fatto a grabare me dietro che era davanti a me, boh? Io non capi... Sei liberato? Ok. Non mi combatte l'1v1. Bravo. Grazie bro, mi hai aiutato. Venire subito qua. Fatemi usare la gara d'oro. No, no. Perché ci sono tutti questi rompicoglioni in questa boss fight? Tutti sti rompicoglioni, fatemi fare con 1v1. Il fucile fa schifo. Il fucile è un'arma veramente orribile in questo gioco, perché... Ah, effettivamente io ho la balestra. Capito? Ma c'è 3000 persone! Che fastidio! Fastidio! Ogni volta... Poi non finiscono nemmeno! Beh, senti, io devo focussarmi su una persona, sul guardatore basso, perché gli altri danno solo fastidio. Non ti... Se gli faceva pompa e devi darli proprio a... Così! Così! Così gli puoi far danno se questa è la distanza tra faceva pompa e il nemico. Se poi... E già è così... Non gli fai un cazzo di danno, non capisco. Non so come l'hanno strutturato, sto voce lo devo vendere, non mi piace. Non mi piace. Oh, no.
Grazie per il follow su YouTube, mega... mega porco dio. L'unica pistola che... l'unica arma che mi piace in questo gioco è la pistola. Cioè, incredibile, la pistola è... top tier. Tutte le altre armi mi sembrano così inutili. È morto. È morto. Mega Dragon. Vedete? Ignorando i pallosi. Tulu. Mega porco. Io non ho detto quella parola. Io ho detto Mega Dragon. Dove l'avete sentito quella parola brutta? Tulu, grazie. Ma io non ho detto quella parola. Mi dissocio. Ma questo mi insegue ancora? Ma hai finito? Hai finito di inseguirmi? No? Vabbè, ciao. Non faccio autografi. Non vorrei né essere il padre di Mega. Ma... no, Mega Dragon. Adesso non esageriamo, i cecchini e il pompa di Leon sono belli strong. Vabbè, la pistola rimane la migliore, secondo me. La pistola, e anche nel 4 remake, l'arma che ho usato di più è stata la pistola. No, non l'ho detto. E non ho nemmeno ruttato, in questo momento salampatata. Mi rutto al gusto salampatata, perché... niente. Salampatata tutto il giorno, mi deve rimanere sullo stomaco, a quanto pare. Scusatemi. Welcome, stranger. Ah, ma io devo uccidere il signore nell'acqua. Mica lo uccido il signore nell'acqua. Chi è il signore nell'acqua? Guarda, mi vendo il fucile a pompa perché non lo voglio più. Ne prendo un altro. Cosa mi vendi di bello? Niente? Niente? Ma non vede un cazzo? Cosa vende? Perché non vende niente? Salampatata. Don't get yourself killed. C'ho tutte le armi di merda. No, dai, intanto la pistola è quella che uso di più, quindi... basta con la pistola e faccio tutto. Risparmiare per il charm dello striker. Oh. Ma io non ho munizioni. Facciamoci delle munizioni, va. Un po' di salampatata anche. Non ho mai... non è niente. Addio fucile a pompa. Ma tanto non lo uso. Fa schifo, non l'ho mai utilizzato in tutta la ra... cioè, l'ho utilizzato due volte... Di nuovo il name di Spider-Man Dead. Sto posto mi ricorda Resident Evil 6. La parte di Sherry e Jake contro Lustanak. Quel Tyrant là. Che fa... no, boss fight. Plotge che... non so che... no, devo correre. No. Ah, dobbiamo combattere. Ah, dei diso di te. Hola, Gus. Uguale. No. Anzi, è ancora più figo.
Aspetta, questo ci tagliuzza. Sarebbe bello avere un lanciarazzi, qua. Che ovviamente non misterei. Oddio, bello, hanno messo loot 3 allora. No, non mi... non chiamare le copie, per favore. Ah, wow, raga, bello. Anzi, allora... un complimento lo voglio fare perché è ancora più pauroso dell'originale. Cioè, ancora più... what the fuck dell'originale. Wow! Welcome. Ulrich Ulterton. Questo è l'attacco di quando va sottoterra, l'hanno cambiato. Bro, mitragliatore. Oh. Ho pure le merde a terra lì là, non ci... ah. Mamma. Ah, ma no, lancia le bolle. Munizioni, per favore. Sì, anche la mitragliatrice ho venduto perché non mi piace. Oh, cazzo. Estiva. No. Zitto! Mi ha dato due noci. Fermaglio dalla governante. Ma chi è la governante? Oh. Ah, questa è la seconda fase. Un cazzo. Questa è la seconda fase. Ma è diventata una scolopendra, no, eh. No. È ovvio che c'è la seconda fase. Ok, ovvio. Vabbè. Oh, basta che non mi fai le coppie, guarda, sono felice. Aiuto, ma cos'è? Come lo doggio? Come lo doggio? Come lo doggio sta merda? Mamma. Qua culo.
No, no. Non l'ho visto, Do. Che schifo, sembra un insetto nella mia stanza. No. Questi però mi droppano le cure almeno, vero? Nice. Volevo colpirlo un po' prima di usare l'attacco col coltello, ma vabbè, dai. Non guardo la chat. Non ho armi forti, però per... in realtà potevo farmi le munizioni, giusto. Sì, ma non mi dà il tempo di attaccarlo. No, cazzo, no, ho gridato troppo. Ho veramente gridato. GG. In realtà sapete cos'è che vi ricorda un po' questo mostro che più che altro quando va a terra, potevi usare il coltello? Resident Evil 5, il pipistrello gigante. Ve la ricordate quella boss fight? Che quando va a terra fa tipo, ha quella coda lunga, arancione, ed è uguale, cioè è molto simile. Vero? È veramente simile, soprattutto quando va a terra. Quindi ecco un altro riutilizzo di modelli o comunque di animazioni in un 5. Vedete questa parte finale qua. Simile a quel... Che come cavolo si chiama? U8 forse? No, si chiama U8. Pupori? Non mi ricordo come si chiama, vediamo. I'm sorry. I'm not going to make it. I'll send you my files. They should help. Boss fight 3-5. The Amber, Luis. Where is it? Thank you for the Popocarimu. What do you say? Popocarimu. Like I said, I'm just your good old Samaritan. Lui è morto, è vero che qua è morto la Krauser. O no? Vero? Poporiku. Come cazzo si chiama? L'ho detto prima. Mi sposo il PC. Top. Anche tu hai da cambiare la scheda madre.
Carina comunque la boss fight, mi è piaciuta, molto bello. Anche l'U3 l'hanno messo in separate ways, ci hanno messo tutto, ripeto, con questa aggiunta, con tutte le aggiunte anche nel remake, nel DLC, scusatemi. Cioè raga, top gioco. Si fa così un remake, l'hanno fatto molto bene. Hanno fatto molto bene e non mi aspettavo l'U3. L'U3 bella la prima boss fight, è ancora più pauroso dell'originale. Cioè molto più inquietante. Mi piace anche il moveset e le nuove animazioni di attacchi che fa. E anche la seconda fase ci stava, figa. Solo che ogni volta quando non sanno cosa fare mettono i Novistador. Guarda, facciamo una boss fight, ma aggiungiamoci i Novistador. Così, il pepe, i Novistador, così buttati là. Oh, Luis. E Kraser. È vero, Sky, sì. Popo pipo pure ci. Popi pipi popu. La funivia. Ashley, io. Oh, Krause, oh my god. Inutile che scappi, io rampino. Piru, piru, piru. It's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into clock tower. So you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Yeah, you should. Giusto. Così come dovreste fare la sabba pizza il kiwi. Ve lo ricorda. Anche rinnovare la sub. Ok, raccogliamo tutta questa roba. Oh, però io sono senza munizioni comunque. Non è che quando. Yep, yep, yep. Ma non mi lamento di non avere munizioni. In realtà, tanto basta col coltello. Faccio tutto. O anche senza di dodge. Ancora. Che cazzo fa? Sembra un deficiente. Come fa a essere così veloce? Ma è ridicolo. Ma è ridicolo come corre. Come fa a essere così veloce? Il bro. Cioè. Esatto, è quell'emote lì, cioè. Tutto insaccato. Come fa a essere così veloce? Cioè. People run cry, stanno a piangere infatti. Oh, pianta rossa. Ci sta? E gusta? Matadla. Matadla? Non penso proprio. Colpo secco, oddio, è ancora vivo. Ma noi facciamo la boss fight contro Krauser. Oh bro, Krauser bisogna parriare. Pipu, pipu, pipu. Oh, è a tempo. Ma non potevo usare il rampino? No! Oh nice. Me l'ha tirata in culo quella cavolo di ascia, guarda che culo. Che culo avermi dato l'ascia sul culo. Hello. Hello, guarda, io sono senza munizioni, ma me ne vendi un po' di munizioni? Ma dai, non voglio niente. Non mi serve niente, sai. Sono troppo forte. La mia filosofia è: non mi serve niente fino a quando sono in difficoltà. Se vedo che ho delle difficoltà, ok, compriamo. Ma se
non ho problemi, non mi serve niente, continuo per la mia strada senza acquistare niente di superfluo, ok ragazzi? Cioè, è meglio tenere da parte i soldi. Ok, poi se diventa difficile allora li potenzi, va bene. Buba. I dardi, che bello. Sono più di 20 di ogni cosa e già sono messo male. Ma io solitamente non... Ma come schiva? Penso fosse Perry. Io non sono mai messa male in realtà. Ora ho fatto una boss fight e ci sta. Meglio tenere da parte i soldi per la tavola pixel kill. Esatto. Ragazzi, in quanti di voi hanno fatto la tavola pixel kill usando come valuta i pesetas? Questa è una domanda importante. Ma vai a cagare. Tu EQ? No, vabbè. Oh! È mio! Io? Quanti spagnoli in chat? Muchos españoles. Eh no. Mi fate guardare in giro. Questi qui, questi così qui mi ricordano le tre pietre. Fanno se tu tiri la leva fa quelle. Questi qui sono quelle dopo i Novistador 2. No, 3. Vai a cagare. Va bene, ciao. Su sottolineatura Sinclair dice ti tenevo a salutare Savio con il text cosplay. Ciao Savio. Perdonate ogni tanto che mi ricordo altri. Ma non perdo conto, sono mortificato. Esi senza spazi. Perché senza spa... E basta però. Mi avete stufato voi teste di Plagas. Me ne vado. Ma sono que... Oddio, sono queste! Ma ragazzi, io le so... Ve lo giuro che non è stato spoiler. Non me lo sono spoilerato, cioè... Sono troppo forte a capire tutte le reference, semplicemente. Sono quelle! Allora, posso fermarmi un attimo nel parlare ogni volta che c'è qualcuno che mi deve dare fastidio? No. Sì, è la città logica. Non mi sparare. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non l'avevo visto. Ma come? Ma dai, è lenta. Ma è colpa sua che è una cogliona. Fa usare il rampino. Ma puoi morire così. Ma puoi morire così. Ma puoi morire perché non sai usare il rampino velocemente. Ma guarda, veramente, vabbè. La spia più veloce del West. No. Oh! Ma chi è che parla? Amaralla! Ma dove sei? Hello? Sei in underwater? Ma... Ora mi servirebbe un fucile. No, non spammate! Non spammate!
Ok, abbiamo la cura. Avete riscattato il cosplay Yuzuriya? Basta, compratemelo. Ma non la vedo! Non si capisce niente! Guarda in alto, cioè, è possibile morire dalle pietre? Cioè, non sono morta così poco durante tutto il gameplay e mo' muoio dalle pietre che mi cadono in testa. Fammi una pianta. Ole. Ole. Questo è un bel fatto, la tema è curata... Sì, esatto, è vero. No, mo muoio. E basta. E non moriamo più. Wesker o Ada Wong? Non posso scegliere, no, no. Vabbè, vivo. Se muoio... Uff. Non posso scegliere. Ada mi piace, il mio personaggio femminile. Il mio personaggio femminile preferito. Wesker è il personaggio maschile preferito. Non posso. Non posso scegliere. E non mi freghi più. Che pallosi! E il mio rampino? Ma vuoi se mi gioca questo inizio gioco? Fammi passare. No, ma non mi interessa farle queste, raga. Non mi interessa farle queste, voglio giocarle in modo normale. Non è una un achievement run. Cioè ragazzi, è divertentissimo. Non più. Suca. L'ho detto di sto. Allora, femminile Ada Wong, maschile Wesker. Forse via la pubblicità. Ogni tanto mi dimentico che chi non ha la sub vede la pubblicità. Ma dove la tocco? Ah, mo lui fa la boss fight contro Krauser Salazar solo col tail. E lui. How dare you? Just keep him busy a little longer. Gioca col nanetto, Leon. Gioca con quelli della tua età. Madonna, ma che figo che senti pure la boss fight. Ok, andiamo a uccidere Krauser. A uccidere Krauserino. Patatino. Leoncino. Va giusto ascensore. Esatto, Steve. Report. Report. No, niente segnalazione. Krauser è fidanzata con una che si chiama Ambra. See that you do. The mission must proceed as planned. Sì, understood. Li ho giocati 2 giorni fa, Adria, in live. Sì, li ho giocati, sono divertentissimi. Mi piace tantissimo Wesker e Ada, bellissimo. Agaradlo. La boss finale è con Wesker. Ma perché Wesker? Via. Yuppie. Albert Wesker e Ambra Angiolini.
No, come hai fatto a vedermi? Come hai fatto a vedermi, signorina? Rubino, madonna, va, rubino. Che io non sto nemmeno vendendo i gioielli. Ah, c'è un topolino. Ma il mercante dov'è? Eccolo. No. Madonna, mi sembrava una motosega. Madonna, raga, mi sembrava una motosega. Mi stavo già morendo. Chiave della barca, lasciate il libro. Oh, guarda. Nel caso qualcuno volesse seguirmi, vi lascio le chiavi lì. Nemmeno le nascondo, proprio là sul tavolino. Ciao Mirto. Leon. Leon ha già finito di uccidere Salazar, ma che speedrunner, oh. Ah, damn it. Stai cercando le chiavi, erano sul tavolino. Erano sul tavolino. Sei semplicemente arrivato in ritardo, Leon. Ma quindi se Krauser non avesse lasciato le chiavi della barca, non avremmo mai potuto finire il gioco? Cioè ragazzi, pensate che effetto farfalla. Pensate che effetto farfalla. Cioè Krauser che chiaramente voleva farsi ammazzare, cioè... Si andava a nuoto, nel nuoto dell'oceano sperduto. Ah, un elicottero. Ma lì io non ci arrivavo. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident. Ancora questa storia. The world changed. Try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You, Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Quanto fa 15 più 18? Or are you just trying to use me again? Non è che pelle perfetta. We're here. Che bella che ha, ragazzi. Bellissima. Poi ha la pelle troppo perfetta. Non è possibile. Qual è la skin care di Ada? Story of my life. K-pop star, già, Ada skin care. Cioè, bro, che pelle. Sarà il fondotinta, però. Questo finalmente ha smesso di fare people run, cry. Ha le lenti bianche. Anch'io le ho le lenti bianche. Guarda quanti anni ha. Nel 4... 27. Non me lo ricordo. Cioè, guarda quanti anni hai. La chiatta di esiste. 30. Ok, 30. Whose blood are you here for this time? Mine or Sadler's? That all depends on you. Change of plans. Bro, ma è venuto veramente a piedi. Of course, you're free to refuse. You think that gun's gonna be enough? Perché mi vuole uccidere? Interesting. Che figo che è, ragazzi. Che figa, okay. Pure lei. Ma chi è più bello di sti due? Non puoi scegliere, cazzo. But cost you extra. Wise decision. Send you the new coordinates. Non c'è niente là dentro. Remember, I do not like waiting, I know. Anche bell'outfit. Anche un bell'outfit, Wes, con tutto quel camicione, le braghe. Somiglia un po' a mio padre. Biondo. Io e mio padre tipo un po' di anni fa tipo aveva tutti i capelli così tirati, neri, con gli occhiali da sole. Mio padre aveva sempre gli occhiali da sole, neri. Mio padre è Wesker.
Oh. Fatto non vederli. Mio padre è Wesker. Mi avete beccato. E io sono Jake Mueller. Femmina. Di sta host. Questo è il capitolo finale, no? Ecco come c'è delle provette il virus T adesso male. Mi hai beccato. Sto andando indietro, mi sa. Ah no, devo andare di qua. Pronto? Allo? Come fa a non vedermi sta persona? Niente, Wesker vuole l'ambra e Mada ancora non l'ha portato. E senti, a me non mi piace aspettare. E lei ha da fare, senti, attaccati al cazzo, aspetta. E basta. Però Wesker adesso è venuto fisicamente qua a prendersi l'ambra. Perché aveva mandato Ada, però vede che Ada non si muove. Ha detto, vabbè, lo faccio io, mi hai stufato. Questo è il riassunto della cutscene, spero tu abbia capito. Dice che li costerà extra. Ah, pure. Va bene. Va bene. Ma è qua l'ambra? E dagli sta roba. Tornando indietro, vero? Lo finisco entro oggi, vero? What, è chiuso? Ok. Sì, forse non c'è la pompa, ci poteva servire qua, però. Ma... va bene, ma non si mettono in ginocchio qua le persone? Grazie ragazzi. Oh no. Le ho finite. Cazzo, ne devo fare F. Boss in mente. Ah, dammi sa di no. Non c'ho voglia di affrontare i nemici così base, perché danno solo fastidio. Non voglio affrontare questo. Minchia, da capo, davvero. Allora vado avanti, basta, tiro dritto. Ma poi mi sembra che l'avessero detto che non l'avrebbero messo a segmentato. Vai. Dai. Facciamo gli speedrunner. Salite. La cabrona. Ah.
No, no. Ok. Ok. Ok, ragazzi. Avete deciso di darmi veramente tanto fastidio, eh? Oddio. Ma come? Dai! Devo ucciderli per forza! Devo ucciderli per forza per andare avanti, madonna, ok. Pensavo potessi speedrunnarla sta parte, invece ok. Ho dimenticato un gioiello, ma non importa. Premi il bottone e beh, avanti, uffa. Sì, le ginocchia di titanio, esatto, come nell'originale. Oh, cosa vendi di nuovo? Vediamo. Un fucile a pompa, magari. Ma non no, new things on sale. Non vedi il cazzo. Non vede mai niente. Granata potente. Beh, granata potente ci potrebbe stare. Facciamo una cosa. Facciamo... 2 uguali. Ah no. Così. Così. Da 3 trio. E qua facciamo di nuovo blu. E questi gliele vendo, va bene? Possiamo comprarci il potenziamento dello Striker. E conviene per voi prenderlo. Questo. Più velocità di movimento. Secondo me ci può stare. Cioè, non è necessario, ma... Oh, orsetto. Non conviene. Allora, non lo prendiamo, dai. Credo io debba ricomprarmi il fucile a pompa, purtroppo. Ma solo perché mi libera solo dalla situazione come quella di prima. Tutto qua. Mi scambia, cosa mi vendi? Polvere da sparo anche, dai. Tanto non uso mai niente. E pure questa. Ho fatto un bel po' di shopping. Bel po' di shopping. Allora, voglio questa. Questa. Oh, bello. Bello il background. E mi creo munizioni pistola. Basta. Ricordo che il mese delle sub è a 20 sub. Andiamo a 10 nine. Non è vero. Non bagniamo nessuno se non fatemi pensare. EQ. Che cogliona. E ahi sta. Ma questa è la porta della palla demonitrice. Non no. Signorine, sì, vecchietto di merda. Addirittura due. E
scendi? Dai, venite giù da lì. Che dire, follettine, follettine. Ce ne andiamo. Che dire, follettine, follettine. Non mi colpisce qua sopra, vero? Ok, da lì mi prende. Ma da lì mi prende, che sfiga, oh. Quanto toglio, come JJ, oh, questo... questo... torero! Questo torero che mi fa come JJ in professionale, che con una mitragliata ti ammazza. Ah. Sto marendo un po' troppo queste ultime volte. Questo mi tira il calcio, dai! Sì, lo so, sta parte è orribile. Te amo! Yahoo! Ma l'altro toro? Prova tu. Posso passare? Oh oh. Oh oh. Così passo. Dimmi che ha aperto. Dimmi che ha aperto. Via 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 via. Chi è che ha detto scusa al ritardo? Chi è che ha detto scusa al ritardo? Ah, Leon. Anche Oda, sempre che guardava Leon, è incredibile. Come on, we don't have much time. Let's get rid of these things. For Louise. Abbrasto. Gelosa, gelosa. Amore mio, dai non essere celoso. There's a lab where we can remove the parasites. Sì, got a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I go. Huh, you the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. Questo posto mi ricorda un po' la parte del General Dores, ma perché è questa la parte? It won't open. Open. Mercante, oh, e sei sempre qui? ma non vendi mai niente. Cioè, che cazzo posso comprare? Niente. Questo, boh. Non posso mai comprare niente. Come. Non vendi un cazzo. Non vendi niente. Inutile che fai. Niente. I've got new things on sale, stranger. E poi non è vero. È un clickbaiter. È un clickbaiter. Scarabei ornamentali, ultimo grido. Una cosa di sezione prossima giù. Blade. Signor Blade. Signor Blade, io mi... Grazie per i due mesi, Blade. Bentornato. Fa molto piacere, grazie. Cosa vuoi? Oh. Geniale! Grazie mille. Bentornato, adesso hai due mesi, hai la lacrima viola, come stemmino. Prima di tutto le cerca sono libere nell'edificio. Secondo l'unica via di uscita è chiusa e per aprire ci vuole un generatore di alta tensione. Un congelatore, un generatore a batteria? Dovrebbe trovarsi lì dentro, è stato un generatore a batteria... Vabbè, dai, ok, un generatore. Quattro animaletti nascosti? Oddio, è vero! I quattro scarabei nascosti? Oddio, proprio loro? Ciao, sapete che Resident Evil 4 ci sono quattro animaletti nascosti? Pure nel remake ci sono i quattro animaletti nascosti? Ma mo c'è il regenerador. E certo che c'è qui. A meno che Leon l'abbia già rotto. Oh, 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 wow, wow.
Ma che cazzo di bastone lungo? Suplex. Non fa la supla. Suplex. Ma mi vedi? No, mi ha rotto il coltello. Ho generato una creatura. L'ho chiamata Regenerador. Che, guarda, ho generato una creatura. L'ho chiamata Regenerador. Che creatività. Ho una capacità metabolica incredibile. Se tu si rigenera su oltranza, a meno che i parassiti... Vabbè, questo lo sappiamo. Minimo biosensore, va bene. Il soggetto è fuoriuscito dalla sua casca criogenica. Sono io il vero idiota. Sì. È vero. I agree. Due nel genere e due nel 10. La tua creatura cosa sono quattro elementi nascosti. In realtà sono 8 allora, se sono 4 e 4. Agreed. C'è un capello che mi fa prudere il naso. Iu. Schifoso. Almeno, vabbè, meglio che lo uccidiamo, va. Se no se ce ne troviamo due. Agreed. Tipo Regenerador, sì, io preferisco quelli originali. Che paura, oh. Sì, nel remake sono troppo goffi. Ci posso passare qua? No? Perché è tutto distrutto qua? Perché è così buio qua? Non mi piace, è troppo buio. Sentilo. Ah, però così ci vedo. Come. No, come niente, non fate così che mi potevo. Dai che non vedo un cazzo. Dov'è? Ma toglimi sto Aline. Tash. Ragazzi, non è tempo di scherzare, ok? Non hai tempo di scherzare così, eh? Perché è troppo buio. E qua la roba criogenica. Poor performance indeed. Oh. Ecco il generatore. Abbiamolo. Oh no, è di nuovo buio. No. No, ma è di nuovo tutto buio. Guarda così. Wow, una pianta. No, dai, raga, no. No. Come. No, lo trovo davanti. Sorry about that, babe. Pure il checkpoint, è zitto. Tutti zitti. Stars. Tutti zitti. Marameo. Chiudice è dietro di te. A te. Sorry about that, babe. Sorridente. Ma è Leon. Ma non voglio usare. Vai a fanculo. Passa. Passa. Basta.
Ah, ma io sento gli scarabei? No, dai, no, vi prego. Ciao, sapevi che Resident Evil 4 ci sono 4 animaletti nascosti? Ma che è sto? Che è sto, sto suono? Che sai che è un Iron Maiden? Oh, che cazzo è? Misa, Mikasa, scusami, grazie per il bel cosplay. Sì, ok, c'è il regenerador. Cristo dolore. È Cristo, sì. Dov'è? È mica nel condotto. Ma è nel condotto. No, non c'è. Dai. Allora, attiriamolo. Che bastardo. Che bastardo. Si mette male. Dai. Ho paura. Marameo, marameo, marameo. Yeah. T'ho visto. Ragazzi, non si gioca con i sentimenti paurosi. Il dice marameo, 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 marameo. È marameo, marameo. Basta. Dai, mi sono cagato addosso. E io? Io no, eh. Io assolutamente no, ragazzi. Ancora. Qual era l'Iron Maiden? È due, ti ho detto due. Ah! Non ho le bombe. Sorry about that, babe. Oh, ma quanto corre? No, ma che cazzo è? Oh shit, ma quanto corre? Cam. Ma Cam, c'ho pure dietro. Ma vado dall'altra parte, guarda che mo vado dall'altra parte. Ma ti ammazzo da qua. Sì, questo è un Iron Maiden. Marameo, marameo, marameo. Dammi un pesce, mi servono le cure. Chi ci mi servono pure le munizioni. Non me l'aspettavo. Ma corre velocissimo l'Iron Maiden. Sorry, ma guarda quanto corre! No, cos'è sta merda? Si farò sottolineatura e dice pipipipiripipi medeo against the game. Come ci fa sto coso qua? Dammi almeno una cura. Bravo. Piripipi medeo against. Vabbè ragazzi, dai. Lo doggio. Un bare. Ma... non ho abbastanza munizioni per affrontarlo. Perché sono pixel, stupida, pixel, stupida, 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 stupida. Aiuto, senpai. E non puoi fare così, mi hai rotto il cazzo. Basta.
Scum. Vabbè, mi sono zero. Yeah! Yay! Abbiamo usato... Oh, Ciondolos Illuminados. Quello è il simbolo che potete avere se avete 12 mesi di sub. Geniale! Però è più bello nell'originale, il Ciondolo Illuminados, ragazzi. L'originale è molto più figo, esteticamente. Esteticamente parlando. Se proprio vogliamo fare gli Enzo e Carlo della situazione. Beh, dai, almeno l'abbiamo ucciso. Amore mio, dai, non essere gelosa. Andiamo su. Ecco, sti. Un altro motivo, un valido motivo. Ora dobbiamo mettere il generatore. Checkpoint. E dai, aprila. Dov'è la porta? Boh. Di qua. Ah, io giusto sono venuta da lì. Forse qua. Di qua. Soppalco. Di qua. Hey brother. Guarda, facciamo una cosa, compriamoci uno spray, va. Potrei in realtà prendermi il lanciarazzi. Guarda, 160.000 ne ho. Posso prendermi il lanciarazzi. Sinceramente non voglio prenderlo perché è troppo facile col lanciarazzi, però. Però... solo per dire che potrei comprare. Oh. Ok, grazie. Qua c'è Krauser. Signoresse, signore. Kiwi Big Money. In che senso Kiwi Big Money? Ah, per prendermi la cerazia. E certo, non ho speso mai soldi. Perché non ho voglia di spendere. Sì. Geniale! Ce la posso fare anche senza. Krauser! Fermi. Installazione dell'antenna a schiera. Data se vi sono soggetti finalmente giunto a termine. Grazie a questa costruzione sarà possibile intercettare e monitorare l'attività delle organizzazioni nemiche, incluse quelle dei servizi segreti statunitensi. Ora possiamo sentire tutto. Prima di tutto la sfrutteremo per ottenere informazioni e prepararci al giorno del rapimento. Ci sarà certamente di aiuto per il successo della nostra missione. Mostreremo al mondo intero che la sicurezza del paese non è altro che una barzelletta. Jack Krauser. Ma questa è mica la funivia. Questa è mica la funivia. Sempre dell'originale. L'hanno messa. Oh, hanno messo pure questa. E ora dobbiamo sparare, vero? Wow. Senza munizioni. Però ok. Wow. Peccato che non ho molte munizioni. Wow! Vabbè. Ah, cubierto! Dodge. Dodge fino a un certo punto perché sono pallosi. Forse ancora uno lo posso tankare.
I canon sfondano i versi. Wow! Wow! Yeah! Aia, mi fa male la vena qua. Not my favorite carnival ride. Aia, mi fa male la corda vocale. Sai che io su Valorant, no. Non mettere Pixel Hue e Valorant nella stessa frase, per favore. Mi chiedo perché non ho messo le polemiche da Leon. Ma perché no? Vado a chiedere alla Capcom, scusami, dai, almeno le hanno rimesse. Io pensavo, nell'originale c'era una reference alle funivie, che è quello che abbiamo fatto vedere oggi, che... o ieri, vabbè. Dove, sorry, appunto, si vedono le funivie abbandonate, no? Non vende più lo spray, lo stronzo. There you are. Insetti giganti, ce ne sono tre. Ma non me ne frega niente. L'area è ben guardata. Ciao, sapevi che Resident Evil 4 ci sono stealth. 4 animaletti nascosti? Io non la faccio stealth. Ma non mi fanno niente. Succate. Ma non... Io non ti devo incendiare. Ragazzi, l'unico modo per farlo è farlo velocemente, basta. Vedete, guardate. Ok, così non vale. Chi c'è qua dentro? Jerry? Jerry il topolino? Sono ineluttabile. Certo, guarda. Guarda. No! Arameo! Certo, quello che mi faceva correre più velocemente poteva essere più utile per doggiare i nemici, Devo dire la verità. No, il capro! No, non vale, vaffanculo. Aiuto, okay. Senpai. Militari. Oh, i militari che ballosi, che pallosi che siete. Che oggi non mi fate finire il gioco, stronzo. Non mi fanno finire il gioco. Ma vai a cagare, wow, poi sto che mi ha boncato pure. Via, 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 via. Corriamo più veloce. Non ci prende. Non c'è calma, no. No, guarda, abbiamo solamente 3 miliardi di nemici dietro. Bella quella molotov, amico.
cazzo. Oh, porca puzzacchia. Yes. Davvero? Ma scavalca? Ma sono morto. Oh, checkpoint. Checkpoint, sono morto. Cura. Se mi tira qualcosa sono morto. Holy shit. Ce la faccio. Yes. Ma non ho il checkpoint. Non ho ancora il checkpoint. Di qua. Di qua. Sì, ma non c'è coin. Uff. We did it. Questa gente è morta. Pelato! Ah! Mi sa che so cos'è quella stanza. Sapete perché? Perché mi sono spoilerata sta cosa su YouTube. Su YouTube mi sono spoilerata la stanza dei laser. Ma che cazzo ne so qual è la password? Dai, non mi dire bagianato. La password è 1234. Poor performance indeed. È vero, ma questo qua è uno zombie di Resident Evil 2 Remake, in teoria. Dove la trovo la password? Cinque. Devo farmi scrocchiare il collo. E se c'è sull'Ambra, proseguono sulle canzoni, avere idee più chiare, ma abbiamo ancora tanto da scoprire. Ambra sta dando prova della sua efficacia. Non si è ancora risvegliata, ma ha comunque una forte influenza sugli altri parassiti, riuscendo addirittura a potenziarli. Ritengo che questa sua abilità ottimizzi la connessione tra il parassita e l'organismo che l'ospita. Nei nostri esperimenti ci siamo riusciti a creare questo fenomeno in uno dei soggetti di ricerca. È un grande traguardo e sto voglio sperimentare la sua influenza sulla variante superiore della plaga. Tuttavia solo i membri più rusti dell'Os Illuminados ospitano questo tipo parassita e nessuno di loro accetterebbe di prendere parte agli esperimenti. Devo pianificare con attenzione se voglio trovare dei volontari. Annabel Garcia Scudero, ricercatrice capo. No, giusto. Diglielo, Ada. Gli effetti dell'Ambra sono più grandi di quanti avessi immaginato. Martinico era un tempo un soggetto fragile e incontrollabile, disprezzato per la sua deformità. Tuttavia, dopo numerosi esperimenti, ha sviluppato un'incredibile resilienza e capacità rigenerative che lo rendono impermeabile agli attacchi delle armi convenzionali. Martinico. Impermeabile agli attacchi. Ah, come... Sadler. Come Sadler. Che eleganza, il bro non sa, sto facendo un cosplay di Ashley, vero Fulgio? Mica, mi hai fatto ricordare una cosa, Fulgio, che mi ricordo che tipo a marzo ero andato in front page, in cosplay di Ashley con la giacca, era entrato uno che mi fa, che voleva tipo sposarmi, per le ragazze così eleganti di questi giorni non si vedono, ti faccio i miei più grandi complimenti, ero in cosplay di Ashley, non mi vesto come una cogliona così, veramente, cioè, inteso. Nel senso, né che sono una cogliona se mi vesto così, però, cioè, se mi vestissi seriamente così, cioè, boh, sarebbe un po', sì, boh, strano. Poi se è un personaggio ci sta. È impermeabile agli attacchi delle armi convenzionali. Adesso le cattive notizie. Pur essendo diventato più forte, le sue capacità intellettive non sono migliorate affatto. È improbabile che succeda, ma se dovesse liberarsi qualsiasi altri... sarebbe quasi impossibile riuscire a fermarlo. Solo potenti laser possono annientarlo. Questo è il laboratorio, no? Sei bellissima vestita così. Pronta per il matrimonio. Vado a fare l'avvocato.
Chi è? Ecco, dice Kim vestita così sembri mia nonna. Dai. Ma che è? Questo è il mosso di Resident Evil 6. Quindi quelli che sembrano Malphite, quelli tutti con la corazza. E poi gli rompi la corazza e poi prendono danno. Bro. Scappiamo. Il bro è uscito dalla palude. Ho capito, dove devo andare? Non lo so, aiuto! Se mi prende, cioè, non so dove andare. Gnamme! Non so che è sta roba, sapete? Si chiama Martilicio, quello che c'era scritto sul file. Soggetto di cerco sconosciuto, so te che sono inefficace quando questo momento voglio scappare. Ho capito. Sembra un anteromega, tipo, potenziato. L'anteromega. C'è una fessura del lago versione terra. È un Pokémon. C'è una fessura sulla sinistra. Dove? Ma non so dove. Non la vedo. Vabbè, era a destra. Vabbè, dai ragazzi, si può sbagliare. Non l'ho visto, non si vedo. Un po' prima della fine del tunnel, sulla sinistra. Ah, ma qui, ma va, cagà. Ah, ah. Come. Questo mi segue. Lo so, le capacità cognitive si azzerano. Oh no, è sopra di me. Sorry about that, babe. Girati! Porca puttana! Ma perché 5? Ah, ma il tempo si ferma. No, pensavo fosse a tempo, invece il tempo si ferma, meno male, sarei già morto. Wow! Wow! Dai, che fa male cane sentire sto fischio. Ishmael dice in realtà era solo 9. 29? 39? 39? 9? Questa è la stala. Questa è suoni laser, dai. Sì, ma sono sfogliato su YouTube sta roba, purtroppo. Ed è uguale. Better watch out. Better watch out. Come. Well, that was excessive. What a quick time. Oh! Arriva. Ok, non arrivo. Ah, non ho pure rimesso il quick time.
Denied. Agree. Carino, carina la stanza dei laser, anche questa l'hanno rimessa. Ci sta. Molto meno... I primi due erano uguali all'originale. E anche... Boh, il terzo... Boh. Ne spawnano 3 miliardi per Liam, però beh. Ovviamente lui li doggia tutti, perché... Leon Kennedy. Ma qualcosa lì poi le devo dire, non uccidere. Da 99 ore. Including the president's daughter. Won't that make things harder for you? Di chi parlo? There's no room for half measures. Oh, ma questo è Wesker. The weak exist to serve the strong. Enough talk. Bring me the amber. I've arranged a way for you to get back to the island. Copy that. Madonna, è proprio un bel trucco. First try laser. Yeah, nice. I've died like so many times at the... Poor performance, indeed. The boulders, the stones. Like an idiot. But yeah. What was it that you said again? Io lo non abbiamo Wesker, ovviamente. Che sono pixel, stupida, pixel, stupida, 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 stupida. Scrive robe a caso. Bevo acqua. Senti, come nel dente bere l'acqua. Ok. Oh. Aia. Devo cercare di bere senza toccare i denti, no? Cioè far andare direttamente l'acqua in gola senza... Capito? Per non sentire male al dente, però non è così facile. Mi servirebbe una cannuccia. Vabbè. Di nuovo? Ma no, sono spenti. Minchia, ma sta ancora sto coso. Anche lì è leso come nel film. Mica nel film, e poi c'è quello lì che muore. Ed è tutto a pezzettini. Basta. Fanculo. E lui muore dal laser. Ma solo è? Ma se solo è una cazzata. Non muore. Ok. Ok, l'hanno fatto come l'originale. Oddio. No, ma l'hanno fatto come nel film! L'hanno pure fatto come nel film. Sì, c'ero così cascato, sì. L'hanno fatto come nel film che è tutta a cubetti. No! Vedi, hanno detto sia il film che il gioco. Non so se l'avete visto, Resident Evil, il film. Il primo film, se non sbaglio, che c'è la stanza dei laser e c'è una... personaggio che è inutile. Che muore dal laser e muore tutta a cubettina. A cubettina, a cubettini. I won't die, don't worry. Down, 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 down. Questo è l'ultimo capitolo, ma quanto mi manca ancora? Manca ancora un pochettito. Un pochettito. Ok, Amber. Leon's headed for their sanctuary. Perché mi manca da battere Krauser e Sadler, no? Recupera l'Ambra da Sadler. Tizio che ci prova forte ad uccidere, ma non essendo protagonista muore male, esatto. Cioè, non aveva il buff di essere il protagonista. Niente da fare, no, non può. Mercante. Ah no. Sure
Guarda. Allora, facciamo una cosa. Qual è la miglior combo? 3 uguali. Ah, ce le ho. No, mai nella vita proprio. 3. Facciamone 3 diverse. Sì, potrei comprarle in realtà, però. Keep a lookout. Welcome, stranger. Welcome. Allora. You pervert. Come spazio insufficiente. Cavolo. Sei sicuro? Ma sei sicuro che non ci sta a lanciarazzi? Secondo me ci sta. Però ci sta sicuramente. Però ci sta sicuramente. Alla buon'ora. Cosa alla buon'ora? Compriamolo. Giusto perché io il lanciarazzi nell'originale non l'ho mai usato. Perché volevo farli tutti senza. Però lo teniamo giusto per, dai, giusto per avere la soddisfazione di utilizzarlo. Ma tutto qua. Cercherò di non usarlo subito, perché comunque voglio vedere come sono fatte le boss fight e tutto, però. Non mi hai visto. E invece mi ha visto. Era si fare. C'era anche Luca che non so che ha scritto di massaggio cancellato, ma. Grazie, lo so, Fulvio. Sono anche speedrunnato, Re 4 originale. Ci mancherebbe che non sono forte, almeno, Grazie. Ma what? Non ho pariato? Perché però quando primo non va? È colpa di Fulvio. Fulgio. Colpa sua. Colpa sua che mi ha detto che sono bravo. Non sono bravo. Me l'ha proprio gufata. E basta. Dai, basta, ragazzi. Fatemi passare, che siete troppo. Niente, oh. Niente, non mi possono lasciare in pace. Niente. Come. Impossibile lasciarmi stare. What? Che cazzo hanno fatto? Stars. Non l'ho colpito. Morto? Potevo utilizzarlo con lanciarazzi, potevo utilizzarlo, actually. Sì, ma non c'ho. Sì, vabbè, c'ho. Ho avuto il dubbio. Ma lo utilizzo, non mi interessa. Vorrei one shottarlo, vero? Aspettare che scendessero. Ma ho fatto la flash, ma se non si tolgono da lì non posso andare avanti. Geniale. Tutti sti nemici.
potete sospendermi Lucas chiamarsi? Per favore. Lol. Ok. Bastardo, sei un bastardo. Hasta luego. È dead, Jay? Ciao. No, 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 no. Skyde si riconferma speedrunner, anche nel bannar. GG. Ma questa mi sa che è la boss fight finale. Prendiamolo, tanto per, ma tanto i gioielli. Ci sarà sicuramente la CMD. Raccogliere tutti i gioielli che non ho fatto, ovviamente, però. Ma questo c'è il cappellino di Krauser. Perché? Oddio, ma è veramente... È veramente... L'ho detto per scherzare, ma è veramente il berretto di Krauser. Berretto! E che ci faccio? You know what else is weird? You know what else is weird? Che mi devi stare a giocare il palo. Nice. Ah, è vero, anche JJ, è vero. Almost there. Almost there. La boss fight contro Krauser. Dea della giustizia. Questo era il riferimento a Red 2. Praticamente per me, ragazzi, già me lo sono fatto, sono combattuto a lanciare al signore. Però facciamo così. Oh no! Può essere solo venduto. Aiuto, senpai! All my wares are in tip-top shape, I assure. Well then. Well then. Happy cookies! Dardi esplosivi. Hope to see you again. When I see you again. Non so dove trovo con la pianta, ma vabbè. Siamo al solo dire due. I can hardly contain myself. Pium 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 pium. Basta. Chi è che rutta? Ciao. Chi è che ha ruttato? Sono 4 meravigliosi. Cameo. Le quest non le ho fatte, ragazzi. Ma non importa. Cazzo, stanno facendo qua dentro. Chi ci proteggerà dalle forze del male? Leon, now! Ma buttiamo Saddler. Leon, now! Leon, now! Oh. Accetto. Ah. Però questa volta non ci sono 10.000 barili incendiari. L'hanno fatto più realistico con la statua. Che vuoi? Geniale! Guarda, sto sfigato con i tentacoli, guarda, sto sfigato. Ma stai qui. Ok, ho sbagliato. Pensavo di essere dietro la colonna.
Ma carica sta cazzo di roba. Come. No. Ridi, ridi. Che io uso la colonna, coglio. Ah, no. Ma se sono dietro la colonna. Giro, giro, tondo, cazzo il mondo. Perché non vedo niente, perché mi... c'è un sacco di fumo. Marameo, marameo. Ok. What? Cosa è successo esattamente? Ma perché mi prende attraverso la colonna? No, che fastidio. Mi piace sta roba. Mi piace che mi attacca attraverso la colonna. Cazzo, ha la bocca aperta. Eh no, che non posso perché non ho le cure. Ma la cura? Erika. Ha detto Erika. Come fa a sapere il mio nome? Un bar. Ehi! Pam! Zuka! No! Forse devo tirarle in un altro. Vedo. Sì, però ogni volta mi vede attraverso la colonna mi fa un... Mi sembra familiare comunque. È un'unione di host. È un'unione di host. La 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 parte che va la 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 la. L'ho già sentita ma non ricordo dove. No. Oh, cazzo, morto.
No. It's only the beginning. Poor performance indeed. Magari può avete usato anche a lunga distanza. Sì, sì. Sì, però all'inizio mi ha colpito un botto di volte attraverso la colonna. Vabbè. Un po' come Salazar, che okay, mi prendeva attraverso le colonne. Welcome. Leave you. Thank you for the follow. No, pensavo fosse perdere, cazzo. Ma non ho qua, cioè. Sbaglio. Schiva il cazzo. I suoni sono fatti male, perché ogni tanto credo che mi sto sparando, ma in realtà sta facendo un'altra cosa. Cioè stava facendo chiaramente il suono di ta 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 ta, e invece ha fatto vabbè. Criptadori, no. Entrano delle persone in chat per fare le boss fight, per fare le bette, e poi se ne vanno. Cioè, ma almeno le facesse qualcuno che guarda le live. Ho sbagliato, dai. Welcome. Mi chiede la stima e non la mo. Sì, ma oltre a quello. Oltre a quello. Se questo creatore entra di me e chiede le bet, poi ai mod. Cioè, nemmeno a me potete sospenderlo, per favore. Sospendetelo, sto pure trollando. A parte che sto premendo i tasti, ma.
puoi cambiare arma. Cosa mi ricorda? Outbreak. Questa è una boss fight di... è una host che ho sentito in Outbreak. Nessuno che me lo dice perché nessuno gioca ad Outbreak. Flash grenade. Does it work? I don't think it does work, of course. Joy Cosmo. No. Cazzo. Certo. Non sono morto. Control, come in. I have the package. Il pacchetto. This is gonna be hard to full VIP. Well done, Ada. Evacuate immediately. Understood. Someone is coming to pick you up. No, nel vecchio Resident Evil mo ti grab, mo si risveglia, ti grab e ti appende, ovviamente. Ma succederà adesso la stessa cosa, infatti. Thanatos, start team di auto. Eh sì, ma infatti mi sembrava proprio una host di auto. È il Thanatos, sì. Unita alla host di Saddler finale di Lubediana. Mica è tipa, appunto, perfetta per un cosplay. Quale tipa? Ada?
Beh, se volete vedere nuovi cosplay, sabbate Pixel Kiwi, così farò nuovi cosplay e anche il cosplay di Ada. Hello, Evil Morty, ciao. Geniale. Ah wow, se alla fine ce la fai col coltello da lontano, non c'è... Davvero? Tu l'hai fatta da vicino? Quello di Yuzuriya? Forse. Forse. Ciao Lightblitz. Maybe. Maybe some other time. Renegade. Che figo, non possono essere due animazioni diverse. Ma dove dobbiamo andare a lanciarazzi? Carini. Dun 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 dun. Hello Ashley, hello Morty. Sì, ce l'ho Pampu, potrei scamati un wishlist. Però per ora ci sono pochi cosplay, devo... sto senza vita, dai. Ok, per forma. Ah, non mi interessa, vai. Scendi. No, dove? Nella canzone dell'originale. Mi sa che non me la ricordo. Oh, ma che è sto lag? Ma scendi. Ah, ok. Ah, è il lanciarazzi. Ma quello ha un altro lanciarazzi. Chi l'avrà messo questo lanciarazzi? Oh, porco. Ovviamente correndo. Come. L'unico volta che useremo il fucile a pompa. Al cubierto! Ci ha missato! Al cubierto! Da lontano pure un lancio di coltello. Coperto! Oh. Un bare! No, non mi metterò al coperto, va bene? Vai. Ok, forse sì. Al coperto! Ma dai! Ma togliti! Granada? Sì, l'ho vista, ma non l'avevo vista, ok. Ok, l'ho vista, ma all'ultimo, forse. Ehi! Ce l'ho vista, ma pensavo fosse un lanciarazzi. Un mirino di lanciarazzi e dopo... Che pazza che sono, ragazzi. Ho proprio una pa... Oh, porco. Oh. Loca. Loca. Dai, un pompo non è vero, non fare il troll. Tanto non me lo compri il cosplay ogni volta che... Dov'è la wishlist? Ti voglio comprare un cosplay e poi non lo fanno mai.
Non so quale sarebbe. Non so quale sarebbe la battuta dietro il chiedere la wishlist e poi non prendo. Mi è capitato più volte. Vorrei comprarti un cosplay, a wishlist. A parte che c'è il link. E poi puntualmente. Cioè, lo trovo. Non chiedetelo. O meno, forse c'è una battuta dietro, ma non capisco la battuta. Ringraziamo per il suo ordine, Maggiore Krause. È un piacere fare affari con lei. È un grande onore fornire le nostre armi. Per spiegare brevemente le loro caratteristiche, le testate che ha richiesto sono in grado di forare bersagli estremamente corazzati. Sono invece di rosso ed essere facilmente distinguibili dalle altre. Non solo possono penetrare carri armati fortini, ma creano un oggetto perforante esplosivo che riuscirebbe a oltrepassare anche lo scafo di una nave corazzata. Da simile si può affermare che nessun veicolo da combattimento potrebbe mai sostare. Ma quindi Krause l'ha ordinato il lanciarazzi. Ma anche nell'originale così. Non siamo nella posizione di chiederle in che modo intende usare queste armi, la cosa non ci riguarda. Tuttavia, non esiste alcun obiettivo la cui distruzione richiede una potenza distruttiva così intensa. Dovremo usare queste armi con cautela. L'ha preso sulla wishlist Krause. Leon, use this! È vero, non c'è proprio nessun documento. Chissà perché l'ha preso Krause. Eccetto, Tricker. Secondo me devono dare la motivazione. Se lo dice, voglio lanciarazzi infinito per... Non c'è infinito. Voglio lanciarazzi che può distruggere il mondo intero. Cosa ci fai? Cazzi miei. Davvero? Oh mio Dio, davvero? Questo cazzo di lanciarazzi. La togliti. Ma quanti lanciarazzi ci sono? Quanti ne ha ordinati? 3 miliardi? Quanti ne ha ordinati? Mi sa che hanno ordinati un po' troppi di lanciarazzi, devo dirvi la verità. Voglio comprarmi 1000 lanciarazzi. Va bene, te li mandiamo subito. Cioè... E al QBR. Animazione bloccata, il culo, veramente. Certo. Al cubierto. Come. Non vedo niente. No. No, no. Che sfigo. No! No! Che sfigo. Che dio. Sono morta, certo. Che pallosi. C'era il 3x2 al Prime Day. Beh, Krause poteva fare la sub al canale Pixel Q anziché comprare 1000 lanciarazzi, eh. Per tutti i suoi amici. Siedo sull'ascensore, sì. No, quello con lanciarazzi deve andare a fanculo, perché quello lì non è. Ah,
Alt. E non va alt. La cubierto! Come. Che brutto sto punto. Che palloso, non mi piace. Sta parte non mi piace. Non mi piace. Perché la dovete rendere? Perché hanno dovuto rendere questa parte così pallosa? Perché? Perché hanno dovuto renderla così pallosa con Nobista, Dore, 3000 lanciarar? Perché? Non male che non dovrebbe essere action, Resident Evil. Hello there. Fate questo, fatemi finire sta merda di gioco. No non mi interessa con le munizioni, io non sono obbligata a uccidere tutti. Prego. Mo ce ne sono ancora sopra sicuramente. Quindi, carica. Oh, carica il fucile. Marameo. Finito. Ashley, mica Ashley vede veramente così in faccia proprio. Già l'ho fatto. Wow, nell'originale la vede solo di sfuggita. Invece qua proprio... No, cavolo, volevo accoltellarla. Leon, ce l'hai fatta! Però ti ho ucciso Ashley. All'ultimo faccio la stronza proprio. Ah, è morta. Oh, no, non so chi possa essere stato. Difendiamo i kiwi. Muso Club. Il TF. Muso Club 14 mesi proprio sul finale. Difendiamo i kiwi. Come difendiamo in che senso? Cazzo, Muso Club bentornato. Ci ho molto piacere. Mi lavoro qua i figli. Is
salto 10 metri, la Yada ne fa 3 miliardi con un pieno, quindi... Minchia, sono salampatata. Yada è così gelosa che è proprio a uccidere Ashley. We did it. Ida. Emil. How are you doing? Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Right here. You coming? I think we both know this. Where we go our separate ways. Separate ways. La host comunque di Resident Evil 2. La host di Resident Evil 2 quando alla fine Leon tiene la mano di Ada e Ada cade giù. Che non so se c'è anche nell'originale sta host. Faranno DLC Separate Way. Ciao Lord Griffith, buonasera. Come va? Oh, Leon. È la stessa host. Praticamente la le note sono quelle. Le note sono quelle. Grazie Lucas. Grazie. Ah, ma poi Wesker è venuto da me e poi se n'è andato, scusami. Grazie Massi, per i due mesi, bentornato, mi fa molto piacere. Sul finale, proprio sul bello. Massi, ho detto. Massi, the best. The best, perché ha fatto lo stava Pixel Kiff. So, we're talking millions of casualties. Billions. Oh, è vero, ha fatto avanti indietro. Cioè, perché è andato fino all'isola a dire muoviti e poi se l'è andato. We're changing course now. Oh, non glielo porto. Si avvicina pure l'hype train o l'hype elicottero. L'hype helicopter. Helicopter, helicopter. La bot hype boat. Perché lì non è su una barca, quindi sarebbe l'hype barca. Ade su un elicottero, quindi hype elicottero. E poi c'è l'hype train per chi viaggia in treno. Hype car per chi viaggia in macchina. Geniale! Hype fit per chi va a piedi. Però Hakanen, no. Ah, però no, dai, grazie, amici, comunamente. Hype, Chad, Hakanen. Grazie, Hakanen, grazie mille. 5 abbonamenti e finiamo pure in bellezza, proprio hai finito il gioco. Hype, treno. Treno, hype, come si traduce in italiano? Hype. Grazie, Hakanen, davvero, grazie mille. Il tuo supporto è pazzesco, grazie. Lily Gao. Lily Gao un po' così, come doppiatrice, però. Chi lava i piedi? Sicuramente non io. B. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? 4 ore, ma ci ho messo di più comunque di 4 ore. Non mi lavo i piedi, no. Io sicuramente non mi lavo i piedi perché non ho i piedi. B for billions, B for the best. Poor performance indeed. B for best. Best Pixel Kiwi. B di Pixel Kiwi. B di Pixel Kiwi. B for bellissimo. Bellissima. You bitch. Oh. 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 Oh.
Chi è? Wesker. Minchia, Wesker è quella storia del 5. Ma com'è? Ma quindi l'isola non è esplosa? Penso che la chiavetta di lui sono già dell'isola e salva. Her little act of defiance changes nothing. Besides, we have all we need. Uroboros. Chi è? We continue as planned. Ma è Krauser. È Krauser. Vero? È San Luca il braccio mutato. Wow, quindi fanno ritornare nuovamente Krauser. Top, sta cosa è bella. Dio, Wesker e Krauser insieme. Non credo che ti sia. Poor performance indeed. Vediamo questo SPU. Abbiamo visto la nave di Wesker, non posso dirlo. Forse era questo il motivo della Red Warhead che ha ordinato Crow. Visto che nel momento è scritto che riesce a penetrare anche una nave corazzata, ovviamente aveva paura di un suo arrivo. Cos'è? Ah, quindi Krauser ha preso lanciarsi per Wesker, sì. Documenti si scopre avere un tipo di plaga potenziato da quegli esperimenti ad avere una plaga di grado elevato, quindi sì, a quella di Sade. Sarà morto o l'avrà preso per i campioni di Plague? Ah, può darsi. Però sarebbe figo lo rifacesse ritornare in vita come braccio destro. Tipo 5 re mei, vabbè, quello che si sapeva già. Cannonico che usa un suo cadavere per arrivare a Plague per battere in quella africana. Ah. Ne detto alla fine se ci pensi si è arrivato pure Steve in Codonica e non è mai tornato. Davvero? Ci frega tutti Wesker. Perché boh, prende le... io voglio quello, ma non... Mi creo la mia Plagas. E poi... Oh, ho sbloccato i vestiti. Vediamo un po'. No, raga, sto... Top DLC. Cioè, raga, è fatto benissimo. Ah, pure professionale. Posso mettere i vestiti? Collezione virus. Boh, direi voto 9. Ma rimantengo il mio voto di 9 di ieri. Perché ci sono le parti brutte. Ci sono le parti pallose, ok? Le parti in cui ci sono 3.000 militari, 3.000 caproni, no. Sono pallose, ok? Sono pallosi, devo comprarli. Però... cioè, è tutto bello. Allora, riconfermo tutto ciò che ho detto nel gioco, cioè che... belle le boss fight, loot 3... ma questi occhiali? C'è loot 3, la seconda fase, sto mostro, Martinico, boh, guardate che bello, fammi vedere meglio. No. Grazie per l'hype 3, cioè guardate che figo, cioè ragazzi loot 3 è veramente figo. Lo 3 è ancora più bello dell'originale ed è pazzesco. Cioè, wow. La maggior parte dei mostri preferisco quelli originali, ma questo qua nel remake, raga, tanta roba. Cioè, guardate che è proprio fighissimo. Boh, fatto ancora più pauroso. Ok, il verdugo, ok, guarda l'originale praticamente. Tipo Bitores, ok, anche mi piace nel remake, ci sta. Tipo, preferisco Krauser l'originale, Salazar l'originale. Vabbè, quello Regenatore originale, Garadoro originale, Dottor Salvador e Super Salvador originale. Bella, no, belle ci sono bene nel remake. Questi mi stanno sul cazzo, sti due. Oh. Ah, U3 ha un nome ed è Pesanta. No, lo chiamerò U3 perché Pesanta è orribile come nome. Pesanta? Ma perché è pesanta? No, Adri, oggi non giocare a Marcionale, adesso stacco. È una donna.
È una donna sta roba. Ah, è l'amica la gran comandante di cui parlavano, che si è mutata in sta roba. Pesante perché è pesante. Vabbè, non mi rimetto a riparlare dell'originale. Parliamo del remake. Del sì, scusa, bellissimo. Ma questo qui è il vestito del 2 remake, però. Perché avete fatto questa fisica alle buba. Questo vestito l'abbiamo visto anche nei mercenari, l'abbiamo sbloccato. È carino, mi piace molto. In riferimento al costume originale. Certo, preferisco il costume originale. Poi non mi piace molto che è diviso in nero e rosso, però, ok? Vabbè, questo che è. Vediamo. Ah, ma è quello originale, che è 3000 volte meglio. Wow, cioè, guardate quanto è figo l'origine. Cioè, guardate che figo l'outfit originale. E Krauser? Cioè, Krauser Wesker? Sì, anche Wesker con questa giacchetta così, tutto nero ci sta. Sì, raga, è bel DLC. Top DLC, cioè. Boh, per 10 euro assolutamente meritati, molto più di quello che mi aspettavo. Straconsigliato. Sì, la Jak di R5. Cioè, è un po' diverso in realtà in R5, che è l'impermeabile in realtà, quindi non è proprio quello. Però sì, cioè, mi piace tutto ciò che hanno riaggiunto dell'originale, ripeto, l'U3, la sala dei laser, la funivia, tutte le reference, la giacca. Hanno messo tutto anche del DLC originale. E più bello da più quanto tutti i retro remake. Sì, ok, il retro remake è proprio scadente. La giacca di R4 originale. Ah, è vero! Sì, è vero, in realtà quel completo di Wesker è quello di R4, non quello di R5. R4 nei mercenari. E quindi, ragazzi, top. Niente, spero vi sia piaciuto guardarlo da me. Chi la guarda solo da me. Non ho, ripeto, l'unica mia roba che non mi è piaciuta è la parte in cui, boh, ero visibilmente frustrata per i troppi nemici, perché purtroppo un difetto di R4 Remake è che quando non sanno cosa fare, in una zona ti mettono 3000 nemici così buttati lì. E mi dà fastidio, ok? Quando buttano nemici così a caso, uno Isador, il caprone, mi dà proprio fastidio, capito? Come dire, non so che cazzo mettere, quindi mettiamo tutto quello che abbiamo. A parte quello, nient'altro da dire. Bellissimo. A professional, infatti in professional non lo gioco. È vero, mi è piaciuto Ember. Quindi sì. Beh, spero vi sia piaciuto. Saluto anche chi lo guarda su YouTube. Ciao. 70. Ah, per mezz'ora facevo 80 ore. Uff.